Siamo con Manolo Gatosi, sindaco di Pienza, che come comune patrocina anche quest'anno questa iniziativa Io non dischio, quindi un'iniziativa che vuole sensibilizzare la popolazione sui dischi che possono determinare, possono esserci anche nel nostro territorio. Sì, informare, come diceva anche appunto il responsabile di protezione civile dell'Unione dei Comuni, formare, quindi non solo dare le informazioni ma cercare anche di istruire i cittadini sulle prime azioni da compiere in caso di necessità, in caso appunto a cui avvenga un evento catastrofico, e poi anche quella di appunto diffondere le buone norme su come comportarsi attraverso anche una migliore edificazione delle opere, diciamo, edilizie, e quindi anche su come prevenire eventuali danni alle strutture. Antonio Chiantesi, responsabile di piazza dell'Associazione Pubblica di Assistenza di Pienza, qui per parlare di questa iniziativa Io non dischio, giunta al quinto anno, o meglio al quinto anno in cui partecipate, un'iniziativa importante che vuole sensibilizzare la popolazione su quelli che possono essere i dischi del nostro territorio. Noi giocheremo anche quest'anno, come gli altri anni, su cose semplici, cose che uno può iniziare a fare a casa prima che avviene l'evento terremoto, perché ci sono tante piccole cose che influiscono sui danni che possono venire dopo, che molti non ne sono a conoscenza, cose di poco conto come mettere i piatti e tutto l'arredo pesante nelle parti inferiori delle mensole, come di appendere i quadri con dei ganci chiusi e tante altre piccole cose, insegnando poi a chiunque che se succede un terremoto è inutile scappare, basta rimanere in casa, mettersi vicino a una parete portante oppure sotto a un arco o sotto un architrave normale di cemento. Sono cose semplici che vanno rispettate, perché così si salva la vita di parecchia gente. La maggior parte dei danni che hanno le persone nei terremoti, anche quelli più leggeri, è dovuta a incidenti in casa. Angela Cardini, ingegnere responsabile quindi del Centro Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, oggi per presentare questa iniziativa Io non dischio, patrocinata dal Comune di Pienza, ma che riguarda l'intero territorio, un territorio comunque morfologicamente diverso tra sé, ma che presenta problematiche spesso anche comuni. Sì, come diceva lei prima, il territorio dell'Unione dei Comuni ha caratteristiche molto diverse da una zona all'altra, per cui è predominante magari il rischio sismico su alcune zone e il rischio idraulico e idrogeologico su altre, oppure il rischio geomorfologico. Per cui si cerca di avere una gestione unitaria nell'emergenza in modo da, come dicevo anche prima, ottimizzare le risorse che abbiamo a disposizione, sia per quanto riguarda il personale dei comuni, dell'Unione, e anche il volontariato, che dà un grosso supporto, come si vede anche in questa occasione di Io non rischio, a affrontare l'emergenza e anche come un supporto nell'attività di programmazione delle attività che l'Unione dei Comuni come centro intercomunale fa.